Fondamentalmente quello su cui stiamo lavorando, ed è appunto una notizia di venerdì scorso, è la richiesta dell'autorizzazione per la somministrazione del vaccino nei soggetti più giovani, quindi tra i 12 e i 15 anni. E questo permetterà quindi di allargare la popolazione vaccinata e di quindi impedire al virus di insomma, diffondersi ancora di più. Altre cose su cui ci stiamo impegnando è di trovare delle formulazioni più stabili, quindi ad una temperatura che possano essere di fatto trasportate e poi somministrate successivamente ad una temperatura più gestibile. Siamo già arrivati a meno 15 e a breve verrà fatta la sottomissione ad EMA per una formulazione ancora più stabile, quindi a temperature, diciamo, quasi ambiente. E, che altro? Stiamo lavorando su una monodose, quindi anche qui una somministrazione più maneggevole. E poi ovviamente ci sono una serie di studi sulle varie sottopopolazioni, sui pazienti fragili, sui pazienti più giovani e più fragili. Insomma, tanta forza in campo. Senta, le chiedo questo. Molti si interrogano naturalmente con preoccupazione sulle varianti. Adesso c'è il tema della variante indiana, prima la variante inglese, prima ancora quella sudafricana. Abbiamo appreso che Pfizer funziona o funzionerebbe, mi permetto di usare il condizionale, nei confronti della variante inglese, forse anche di quella indiana, forse non di quella sudafricana. Io le chiedo questo in sintesi. Bisognerà vaccinarsi contro il Covid ogni tot mesi? Ho letto che il valore del vaccino, anche se tutto è in fase sperimentale, dovrebbe durare, la durata del vaccino di copertura attorno ai 10 mesi. Mi corregga se mi sbaglio, magari Pfizer ha altri tempi, altre tempistiche. Ma terminato quel periodo comunque di copertura, bisognerà rivaccinarsi? E queste sono cose che dobbiamo ancora studiare in maniera approfondita. I dati che abbiamo oggi dimostrano un mantenimento dell'immunità in maniera molto sostanziosa per almeno 6 mesi dalla seconda somministrazione. Stiamo osservando, diciamo, nel secondo semestre cosa accade, quindi avremo i dati a breve. Una terza vaccinazione possibile, una sorta di richiamo anche. Che potrebbe servire o a rinforzare la risposta immunitaria della prima vaccinazione o a contrastare eventuali varianti. E questo dovremo poi vedere come andrà pure l'epidemia, la pandemia, se mai si trasformasse in un'epidemia nel tempo. Quindi dobbiamo in qualche modo prepararci all'anti-Covid come all'anti-influenzale, per essere un po' spicci ma chiari. Potrebbe esserci questa ipotesi, ecco, stiamo studiando una terza dose, appunto come diciamo, stimolatore ulteriore del sistema immunitario per contrastare eventuali, appunto, come ho detto prima, varianti. Stiamo studiando le varianti, l'efficacia del vaccino sulle varianti stesse, come ha detto lei, sulla UK e sulla sudafricana abbiamo dei dati molto solidi che dimostrano comunque un'efficacia della risposta immunitaria determinata dal vaccino, sulla brasiliana anche. Non abbiamo ancora le risposte sulla variante indiana, dove stiamo studiando, a breve avremo anche quelli. Quindi insomma state lavorando a pieno regime su tutte le varianti e sulle possibilità di sviluppo del Covid e anche, mi sembra molto interessante, vorrei tornare su questo argomento, sull'unica dose, la dose singola, esattamente come l'antinfluenzale, ci arriveremo presto? Allora, le tempistiche adesso come adesso non gliele so dare, sicuramente non saranno tempi troppo lunghi neanche per questo, ecco, ci sarà uno sviluppo anche in questo caso in breve tempo. Ovviamente avrà bisogno di un'autorizzazione dell'autorità regolatoria, anche la monodose, quindi comunque verranno tutte rispettate tutte le caratteristiche per garantirne la qualità. Di fronte alle lamentele di carenza, non colpa vostra naturalmente, però mancano i vaccini. Ha sentito poco fa anche un illustre medico che dirige un'importante realtà ospedaliera della Lombardia. E riuscirete a produrre di più? Pfizer già si è impegnata tantissimo per la riduzione delle tempistiche della produzione, siamo passati da 110 giorni per produrre una fiala a 60, puntiamo a addirittura ridurli ancora di un terzo, quindi comunque arrivare a una ventina di giorni per partire dal principio attivo, arrivare fino alla fiala, quindi fino alla somministrazione pronta.
e stiamo lavorando anche su questo. Ovviamente il nostro obiettivo è quello che è l'obiettivo di tutti, quello di dare la possibilità a più persone possibili di vaccinarsi.